Cerca. Cerca. Siamo qui oggi alla scuola primaria Aldo Peno di Coarnier. In occasione della giornata regionale della protezione civile abbiamo simulato una scossa sismica. Tutti i bambini della scuola, 14 classi, hanno svolto la loro prova di evacuazione secondo le nostre disposizioni, quelle che loro conoscono, che vengono effettuate diciamo, almeno due volte all'anno a scuola. Però è stata una prova un po' speciale perché abbiamo avuto l'intervento diretto dei presidi di pronto intervento e di volontariato del nostro territorio e quindi abbiamo avuto i nostri vigili urbani, quindi il corpo della Polizia Municipale di Coarnier, i carabinieri della stazione di Coarnier, i rappresentanti del comune, la Croce Rossa di Coarnier, gli alpini e la protezione civile del comune e anche l'unità di Ivrea, l'unità cinofila, il gruppo di salvataggio del lavoro in acqua col gruppo cinofilo GSLA e la Croce Rossa italiana e anche il gruppo AIB di Canischio che nonostante le emergenze del momento ha dato la sua disponibilità. I vigili del fuoco sono assenti scusati, nel senso che faremo attività con loro in primavera stante le grandi emergenze che ci sono state sul territorio. È stata una mattinata che ai bambini è piaciuta molto, c'è stato il salvataggio da parte dell'unità cinofila di una persona rimasta intrappolata nelle finte macerie e adesso i ragazzi stanno facendo il giro nei due cortili della scuola per conoscere i vari presidi e fare domande a tutti i volontari e le persone che sono intervenute a darci una mano. Ringrazio la dirigente Stefania Prazzoli perché questa attività si fa soltanto diciamo, ogni 3 o 4 anni, viene organizzata, che si è dimostrata subito molto disponibile e recettiva per poterla rimettere in pista visto che era qualche anno che non la facevamo più. Direi che è stata una mattinata abbastanza riuscita.